in collaborazione con... A Senigallia la realtà del resort è Finisafrica. Hotel, ristorante, sale per convegni e congressi. Inoltre centro olistico, campi da tennis, piscina semiolimpionica e tanto altro. A Finisafrica, la tua cena aziendale, la tua festa, la tua cerimonia. In ampi spazi ed ambienti riservati ed esclusivi. Come a bordo piscina, il giardino segreto e la nostra sala pagoda. Chiamaci, riceverai tutta l'assistenza che ti serve per una realizzazione di successo. Atelier Anacleti è l'atelier per coloro che cercano un abito di alta moda, dal design originale e con alta qualità dei materiali. Sempre in linea con le nuove tendenze, propone modelli che rispecchiano ogni stile. Per la sposa e lo sposo, collezioni sartoriali made in Italy, brand europei e internazionali, così come un'ampia selezione di abiti da cerimonia, donna, uomo e bambino, adatti ad ogni evento. Se volete uscire dagli schemi, Atelier Anacleti è in grado di realizzare il sogno di ogni donna e uomo nel loro giorno più importante. Atelier Anacleti a Iesi, in via Muro Occidentale 5. Compra e vendi casa con Brokey. Da oltre 20 anni Brokey seleziona immobili di pregio ad Ancona e provincia per realizzare i sogni di chi vuole iniziare una nuova vita nella casa perfetta per le proprie esigenze. Come questa villa singola ad Ancona, dalla vista mozzafiato sulla baia di Porto Novo e sul Conero, composta da due ampie unità abitative. Per informazioni sulla villa che hai appena visto o se anche tu vuoi vendere la tua casa, vieni negli uffici di Brokey ad Ancona, Falconara e Camerano o visita il sito brokey.it. Insieme daremo forma ai tuoi progetti più importanti. Vieni a scoprirci in Piazza Pertini ad Ancona e approfitta delle migliori offerte per allenarti con noi. Be Happiness. Ancora Guerrini, si avvicina all'area, passa Torelli, cross in quadrelli, Damario, Damario, gol, gol! Montervino pericolosamente, prova il tiro, Ventura, c'è il gol di Ventura, incredibile! Gol di Ventura al 118esimo! Gente di mare va! Amici all'ascolto e in visione di TQRS, buonasera e benvenuti alla sesta puntata di Ancona Channel Gente di Mare. Buonasera da Ferdinando Vicini. Questa sera abbiamo con noi due ospiti per appunto parlare di Ancona. Ancona reduce dalla brillante prestazione di ieri, vittoriosa ad Olbia 4-2, ma al di là del risultato anche roboante, diciamo, ma una prestazione molto solida e che fa ben sperare. Con noi ci sono alla mia sinistra Andrea Bruniera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te di essere qui con noi, capitano e gloria dell'Ancona, e alla mia destra invece c'è Gilberto Gardigioni, che è l'allenatore dell'Under 14 campionato nazionale dell'Ancona. Buonasera, buonasera, buonasera agli ascoltatori. Grazie di essere con noi. Quindi con Gilberto Gardigioni naturalmente andremo anche a vedere, a dare un'occhiata al settore giovanile, a questo aspetto che riveste nei programmi societari una centralità, perché sappiamo che la società sta puntando molto sul settore giovanile. La dimostrazione è la partecipazione a tutti i campionati nazionali, anche appunto a livello di ragazzi molto molto giovani, giovanissimi come gli under 14. Ma direi di partire da questa bella vittoria dell'Ancona ad Olbia, ieri sera nella gara serale del nono turno del campionato di Serie C. L'Ancona si è imposta 4-2, una partita che era peraltro cominciata con lo svantaggio dell'Ancona per un calcio di rigore
trasformato da ragazzo, poi l'immediata reazione, ancora subito ribaltato il risultato. Quindi chiederei subito ad Andrea Bruniera che cosa gli suggerisce questa vittoria che segue quella di domenica nel derby con la Fermana, cioè quale significato ha questa vittoria in trasferta? Ma sicuramente dar continuità alla vittoria nel derby è stato importante, perché soprattutto al di là dei tre punti, che sono l'aspetto pratico più importante, ma dà fiducia alla squadra che non è estranea a exploit del genere, fuori casa comunque, anche se ha anche perso qualche volta, ha sempre fatto delle buone prestazioni, e quindi non può che dare appunto carica, motivazione e grande fiducia in se stessi. Ogni vittoria porta soprattutto questo, un'autostima crescente. Dar seguito ovviamente non è sempre molto facile, perché il campionato è equilibrato e anche le squadre di bassa classifica spesso ti danno dispiaceri, e noi ne abbiamo già conosciuti alcuni, mi pare. Però ripeto, sicuramente due vittorie di fila ti danno la possibilità di andare domenica a giocarti una partita molto importante con il morale alto, e quindi sarà, penso, quella di domenica una bella sfida tra due squadre sicuramente competitive per stare in testa al campionato. Ecco, quindi questo successo, dicevamo, che ha aperto uno scorcio poi interessante sulla gara di domenica, perché arrivare allo scontro con l'Entella, che ricordiamo essere una delle favoritissime, forse la squadra con un organico più profondo di valore, è anche quella che ha investito di più. Ecco, arrivare a questa sfida molto impegnativa con alle spalle due vittorie può dare all'Ancona anche quella tranquillità per poter affrontare con maggior consapevolezza nei propri mezzi questo aspetto. Tranquillità è una parola che non è molto amata nel nostro ambiente, però sono le due vittorie, da appunto la sicurezza e la consapevolezza di essere una squadra forte. E che se la può giocare. Se la può giocare, sicuramente sì. Ecco, ripeto, non tranquillità, perché devono andare lì col coltello tra i denti, perché l'aspetto agonistico, l'aspetto di approccio alla partita con una fame feroce non deve mancare mai. Ecco, il piccolo punto che devono stare attenti a non incappare è proprio quello di sentirsi bravi, quindi di andarli con un pizzico di sufficienza e di presunzione, che è la cosa peggiore che possa capitare. Se riescono a togliere queste piccoli dettagli emotivi più che pratici, due vittorie fanno sicuramente appunto andare a giocarti una partita con la giusta determinazione per voler fare la terza. Ecco, l'unico pericolo per me è questo potersi un po' sedere dopo due vittorie consecutive, che deve essere bravo l'ambiente, lo staff e tutti quelli che stanno attorno alla squadra a farli mantenere appunto con i piedi ben saldi a terra, perché come si risorge poi si può ricadere in un attimo. Andrea, proprio a proposito di questo, nella tua esperienza di allenatore hai allenato tante squadre, hai percorso in lungo e in largo, diciamo, anche i vari livelli, no? del campionato, dei campionati professionistici in Italia. Come si lavora quando bisogna evitare che accada questo, cioè che la squadra sia un po' appagata perché ha ottenuto dei risultati positivi? Beh, si lavora sulla testa dei giocatori, togliendo immediatamente le immagini della partita fatta ieri per quello che riguarda l'Ancona in questo momento, però in generale dimenticando subito quello che si è fatto e ributtandosi sul lavoro quotidiano, perché è solo quello che ti dà la forza per far sempre bene. Quindi sulla testa si decide di lavorare chiaramente l'allenatore, lo staff, e penso che la cosa proprio più importante sia quella di mettere da parte queste due bellissime vittorie
e considerare la partita di domenica come una partita fondamentale, molto importante, però da arrivarci con la giusta carica, ma senza appunto quella rilassatezza, quella piccola sufficienza che ti possono dare appunto queste vittorie precedenti. È molto interessante questo aspetto. Invece con Gilberto Calvigioni aprirei un attimo questa finestra sull'Under 14 che lui allena. Gilberto Calvigioni era arrivato come allenatore al Matelica, giusto? Ricordiamo un attimo il tuo percorso. Il corso si è iniziato a Tolentino con il settore giovanile, poi c'è stato il passaggio a Matelica e poi ho seguito questo cambiamento fino a qui ad Ancona. Ecco, Gilberto, l'Ancona sta investendo molto nel settore giovanile, ci sono 7 squadre mi pare che partecipano a campionati nazionali, una è la tua. E avete uno staff completo, ogni formazione giovanile ha uno staff completo, tu hai uno staff, no? Sì, esatto, infatti non è una cosa di poco conto. Come è composto il tuo staff? Esatto, lo staff è composto dal preparatore dei portieri, c'è il preparatore atletico, il team manager che segue praticamente i ragazzi sotto l'aspetto organizzativo, il mister che sono io e c'è un collaboratore, quindi sono staff di primo livello assolutamente che ripercorrono e seguono gli staff importanti che ci sono in altri settori giovanili. Avete esordito, questo è molto importante secondo me perché ecco, molte volte si fanno le squadre ma poi si lasciano un po' così, invece è molto organizzato. No, è tutto organizzato, devo dire che questo già dallo scorso anno. Noi quando andiamo in trasferta non ci manca niente, è tutto sistemato a puntino, quindi questo proprio per dimostrare quanto tiene la società al settore giovanile e che ha in mente un progetto a lungo termine. Questo è molto importante. L'Under 14, allenata da Gilberto Calvigioni, partecipa a un campionato nazionale in cui ci sono, nel girone dell'Ancona ci sono 10 squadre. Adesso Gilberto magari ci ricorderà anche quali sono, perché ci sono squadre altisonanti, fra cui la Lazio, esordio in campionato nell'ultimo fine settimana con un bel 2-2 al Dorico contro la Lazio. Ecco, che girone è, chi c'è? Allora, il girone è composto da 10 squadre, sono tutte realtà importanti che fanno settore giovanile da tanto tempo e che quindi hanno un percorso già ben consolidato. C'è il Pescara, c'è l'Ascoli, c'è la Vispesaro, c'è la Ternana, c'è il Perugia, la Lazio, la Roma, il Frosinone, il Monterosi, quindi sono squadre che hanno la possibilità anche di scelta di ragazzi con un bacino d'utenza diciamo più molto ampio, e comunque insomma sono nomi che sono anche nella storia del calcio giovanile non italiano, perché Roma e Lazio sono vincitrici di campionati primavera, di Coppa Italia, hanno partecipato a competizioni, insomma è inutile stare a sottolineare l'importanza di queste squadre. Aver pareggiato 2-2 con la Lazio penso che sia stata una bella soddisfazione. Sì, no, sono contento soprattutto per i ragazzi perché si stanno impegnando tantissimo dal primo giorno e soprattutto sono contento per la società perché questa è la dimostrazione che con il lavoro, con la programmazione i risultati poi alla fine vengono, ecco, quindi c'è tutto un percorso di scouting, di organizzazione, di programmazione che ci permette ecco, di lavorare in un certo modo e che alla lunga si spera di portare a casa risultati importanti e la crescita soprattutto dei ragazzi. Ecco. Torniamo a parlare invece della prima squadra e io direi di andare a vedere il servizio sulla gara vinta ad Olbia ieri sera, preparato da Andrea Verdolini, che ringrazio come sempre per i suoi servizi. Prego la regia di lanciare il servizio sulla partita. La parola d'ordine era dare continuità alla vittoria con la Fermana, missione compiuta, ma stavolta in più ad Olbia c'è stata una prestazione di rilievo perché imporsi 4-2 al Nespoli contro una squadra non trascendentale ma ostica non è proprio la cosa più semplice del mondo. L'Ancona quindi si appresta ad affrontare la trasferta a spartiacque di Chiavari con molte certezze in più e soprattutto una classifica decisamente più confortante.
Con la vitto all'inizio mischia un po' le carte, schierando una formazione profondamente diversa rispetto a quella contro la Fermana, con Di Massimo in panchina e Petrella dal primo minuto insieme alla sorpresa Brogni. Si inizia subito con altissimi ritmi di Sardi che passano dopo appena 8 minuti. Simonetti arriva in ritardo su un contrasto con Bianco in area e causa un rigore evitabilissimo. Dagli 11 metri trasforma Ragazzo, il pezzo pregiato dell'11 di mister Occhiuzzi. La reazione dei dorici però è veemente. Sul rilancio di Petrella da metà campo la difesa dei paroni di casa è sguarnita. Ne approfitta Moretti che con classe e mestiere batte Gelmi in uscita. Il raddoppio arriva appena 5 minuti dopo, calcio di punizione di Petrella. La barriera si alza, il pallone si infila, sorprendendo l'incerto estremo difensore dei paroni di casa. Risultato ribaltato quindi in men che non si dica, ma Lancona insiste, sventola da fuori di Simonetti, stavolta Gelmi è reattivo, attento e respinge. La gara è un continuo capovolgimento di fronte. Prima dell'intervallo Lancona arrotonda ancora il risultato. Ripartenza impostata da Petrella, taglio di Moretti, palla per Spagnoli che fa tris siglando la sua quarta marcatura stagionale. Anche nella ripresa il match continua ad essere godibile e spettacolare per i 1000 spettatori scarsi. Petrella, probabilmente il migliore in campo, sfiora il poker con una girata che si perde di poco al lato. L'Olbia però la riapre al decimo, ancora con Ragazzo che su azione susseguente un calcio d'angolo spara una botta al volo che batte il portiere Vitali. I dorici comunque reggono, nuove energie dai cambi operati da Colavitto. Le cose si complicano per l'espulsione di Mondonico insieme a Bellodi, ma a chiudere definitivamente i giochi ci pensa Spagnoli al 97esimo nella più classica delle azioni di contropiede. 3 punti pesantissimi proprio perché giunti al termine di una partita di grande autorevolezza, sperando che questa sia davvero l'autentica Ancona, quella che i tifosi vorrebbero sempre vedere. Torniamo in studio con Andrea Brunina, ricordiamo 178 presenze e 3 gol con la maglia dell'Ancona e la promozione del 7 giugno del 92 che quest'anno abbiamo festeggiato, Andrea, no? Alla grandissima abbiamo festeggiato. Una bella emozione quel giorno. Molto, molto emozionante, come sempre quando ci si ritrova tutti insieme anche dopo tanti anni. Avete questa alchimia particolare, voi che avete fatto parte di quella squadra. Sì, quello è un gruppo veramente affiatatissimo, una cosa che un po' anomala forse nel panorama che della vita di oggi. È un gruppo che siamo fratelli e in questa città ci siamo ritrovati più uniti che mai, perché abbiamo fatto qualcosa per noi di importantissimo, ma la città ogni volta che abbiamo occasione di ritrovarci, non fa che testimoniarci che anche la città ha vissuto qualcosa di veramente bello in quell'anno e per noi tornare qui e ritrovarci insieme è sempre una grande gioia. Ecco, torniamo invece all'attualità e abbiamo visto il servizio, tu hai visto anche la gara con la Fermana, eri al Del Conero, e con la Fermana sul 2-0 l'Ancona poi ha sofferto un po' nel finale, ha incassato il gol di Pinzi, benché in superiore numerica. Anche ieri sul 3-1, dopo aver dominato sostanzialmente il primo tempo, è arrivato a inizio ripresa questo gol di Ragazzo, un calo di tensione, l'Ancona un po' sofferto, anche se non è che l'Olbia abbia creato grandissime occasioni, salvo poi chiuderla nel finale molto bene con Spagnoli. Questi cali di tensione possono essere fisiologici, tenendo conto anche del fatto che l'Ancona è una squadra costruita praticamente da zero, con tutti i giocatori nuovi, oppure credi che un po' ci siano delle cose strutturali nella mente dei giocatori, cioè l'incapacità di avere la concentrazione per tutto l'arco della gara? Ma intanto ogni partita fa storia a sé, quella con la Fermana è stata particolare perché si è giocato in superiorità numerica per molto tempo, sul 2-0 la partita sembrava chiusa, poi c'è stata un po' sì, probabilmente di rilassamento generale negli ultimi 20 minuti che ha permesso all'orgoglio della Fermana di dar qualche fastidio, di fare il gol del 2-1 e certo quando poi la partita è ancora aperta un po' d'apprensione ci sta sempre, però ripeto era una partita abbastanza
segnata proprio perché ha avuto un percorso ben definito e l'espulsione è stata, secondo me, comunque una cosa abbastanza importante. E pur avendo dimostrato comunque l'Ancona di riuscire a gestire la partita abbastanza bene. Ieri è andata sotto e poi ha avuto un'ottima reazione, travolgente direi, ha dominato per tutto il primo tempo e ha annichilito gli avversari, 3-1 alla fine primo tempo. Era anche questo un risultato che probabilmente ha un po' fatto pensare che fosse già terminata la partita, quindi io credo che un piccolo calo di concentrazione ci possa stare, perché è umano in certe situazioni, in certe dinamiche possono capitare. E lo ridurrei a quello, perché comunque poi la squadra gioca, c'è un buon palleggio, c'è uno sviluppo che è abituale del gioco di Colavito, quindi molto offensiva, e fa tanti gol. Il fatto di poi andare un po' in apprensione quando magari ti raggiungono, ti stanno per raggiungere, penso sia solo un aspetto mentale da migliorare. Ecco, verrei ad un aspetto particolare, perché si è detto fino a due partite fa che l'Ancona, ma erano i dati, non segnava con gli attaccanti che avevano fatto poche reti. In realtà adesso ci ritroviamo con Spagnoli a 5 gol, terzo nella classifica cannonieri del girone B. Vorrei vedere, magari riusciamo a vedere anche la classifica, eccola. E quindi ti chiedo, Andrea, Spagnoli, che è un giocatore che non ha mai segnato tanto in carriera, invece ha già realizzato 5 reti in 9 partite. Tu come l'hai visto? Che giocatore ti sembra? Beh, è un ottimo attaccante. Il fatto di aver fatto 5 gol in 9 partite sicuramente gli dà fiducia e autostima. È un giocatore d'area di rigore, che però ama anche muoversi molto, quindi è fisicamente prestante. È un giocatore completo. Un giocatore completo, e spesso gli attaccanti trovano delle annate particolarmente favorevoli. Io mi auguro che per lui questa lo possa essere, perché è partito benissimo. L'effetto Colavito funzioni anche con lui? Beh, gli attaccanti allenati da Colavito negli ultimi anni, io lo sto seguendo da 2-3 anni, quando ho avuto modo di giocarci contro, prima quando stava fermo con Cornacchini, poi l'anno scorso e quest'anno anche vedendo alcune partite, ha sempre la caratteristica di mandare in gol i propri attaccanti con grande frequenza, perché già fa parte del suo modo di fare calcio. Mi auguro che per Spagnoli questo sia appunto l'anno buono, e può essere che ci siano certi allenatori che portano gli attaccanti a essere più prolifici in determinate stagioni che non in altre. Io faccio un piccolo paragone con Venturato, che è l'allenatore con cui sto lavorando adesso, che a Cittadella negli ultimi 5-6 anni in cui è stato, ha avuto la capacità di far gol a tanti giocatori che poi, quando andati via da lì o cambiando gestione, invece non li hanno più fatti. Qualche nome? Beh, Moncini in primis, Moncini che adesso è alla SPAL, che avevamo noi fino a 10 giorni fa. Al Cittadella fece doppia cifra facilmente, 18-19 gol in anche mezzo campionato. Coralli ancora prima, Sgrigna nei tempi di, parlo di qualche anno fa. Però quindi ci sono allenatori che riescono a valorizzare gli attaccanti. Esattamente, a valorizzare al meglio i propri attaccanti, grazie al modulo di gioco che chiaramente costruiscono. Quindi, ripeto, spero che per Spagnoli questo sia di buon auspicio. Ecco. L'anno buono. Gilberto, parlando di attaccanti, voi avete un piccolo bomber, diciamo, un bomber in erba, che si chiama Taborro, che ha fatto 2 gol alla Lazio nell'esordio, no? Doppietta. Sì. Questo ragazzino com'è? Tecnicamente come lo descrivi? È un ragazzino molto... Parliamo di un 14enne, quindi attenzione. Molto silenzioso, sempre presente agli allenamenti, sempre motivato.
c'è una buona struttura, secondo me un ottimo attaccante anche ragazzo lui. Ragazzo di Osimo. Di Osimo, sì, è il primo anno che è ad Ancona, c'è un'ottima struttura, anche lui vede sempre la porta, quindi è un attaccante che gli piace l'area di rigore. Partecipa alla manovra in maniera... qualche volta, ecco, venendo incontro, ma è uno che sente proprio la porta, vede proprio la porta. Quindi dai, è un buon auspicio per l'Ancona, anche per il ragazzo. E speriamo di portargli fortuna con la trasmissione di questa sera. Direi che ci siamo, è il momento della pubblicità, torniamo fra qualche attimo. Restate con noi. In collaborazione con... Compra e vendi casa con Brokey. Da oltre 20 anni Brokey seleziona immobili di pregio ad Ancona e provincia per realizzare i sogni di chi vuole iniziare una nuova vita nella casa perfetta per le proprie esigenze. Come questa villa singola ad Ancona, dalla vista mozzafiato sulla baia di Porto Novo e sul Conero, composta da 2 ampie unità abitative. Per informazioni sulla villa che hai appena visto o se anche tu vuoi vendere la tua casa, vieni negli uffici di Brokey ad Ancona, Falconara e Camerano o visita il sito brokey.it. Insieme daremo forma ai tuoi progetti più importanti. Atelier Anacleti è l'atelier per coloro che cercano un abito di alta moda, dal design originale e con alta qualità dei materiali. Sempre in linea con le nuove tendenze, propone modelli che rispecchiano ogni stile. Per la sposa e lo sposo, collezioni sartoriali made in Italy, brand europei e internazionali, così come un'ampia selezione di abiti da cerimonia, donna, uomo e bambino, adatti ad ogni evento. Se volete uscire dagli schemi, Atelier Anacleti è in grado di realizzare il sogno di ogni donna e uomo nel loro giorno più importante. Atelier Anacleti a Iesi, in via Muro Occidentali 5. A Senigallia la realtà del resort è Finisafrica. Hotel, ristorante, sale per convegni e congressi. Inoltre centro olistico, campi da tennis, piscina semiolimpionica e tanto altro. A Finisafrica, la tua cena aziendale, la tua festa, la tua cerimonia, in ampi spazi ed ambienti riservati ed esclusivi, come a bordo piscina, il giardino segreto e la nostra sala pagoda. Chiamaci, riceverai tutta l'assistenza che ti serve per una realizzazione di successo. Sei pronto per entrare in una concezione completamente innovativa di forma fisica? Urban Fitness Ancona, la rivoluzione del benessere in soli 20 minuti. Personal trainer che ti seguono e tecnologia rivoluzionaria. Prenditi il tuo micro spazio di tempo e metti il turbo ai tuoi risultati.